Sicuramente vedo che fenomeni di questo genere io non li ricordo così frequenti. Che poi si tratti di un fatto strutturale, di un cambiamento destinato a proseguire o di una parentesi che magari in passato c'è stata, io questo non sono in grado di dirlo, dico però che è un problema molto grave su cui la scienza deve cercare di darci risposte univoche al più presto possibile, ma intanto noi dobbiamo esprimere non solo solidarietà alla Lombardia, al Veneto, alle altre zone dove le trombe d'aria, i temporali, la grandine hanno provocato danni, anche vittime umane, ma danni enormi, o anche al meridione d'Italia dove al contrario è il fuoco che sta provocando danni altrettanto gravi. Noi intanto non solo dobbiamo esprimere, e questo è facile, piena e totale vicinanza e solidarietà, ma noi siamo il Parlamento, noi dobbiamo insieme al governo, ma come anche Parlamento, cercare di mitigare le conseguenze, i danni che questi fenomeni hanno apportato e immaginare, avendo la capacità di leggere i dati scientifici, cosa possiamo fare per mitigare eventi simili che dovessero verificarsi in futuro. Cioè bisogna cominciare a guardare in maniera strutturale il problema meteorologico, dei danni, che ripeto, non mi importa le cause, ma che ci sono e sono ormai ricorrenti con una frequenza forse, sicuramente, anzi, maggiore che in passato.